Elena Barani, e riniziate come avevate finito, con un successo, meglio di così non si poteva fare. No, assolutamente, una vittoria è sempre importante, è sempre un'iniezione di fiducia, soprattutto se precede anche l'inizio del campionato, che sicuramente sarà molto difficile. Non sapevamo in che condizioni ci affacciavamo a questa partita, però siamo soddisfatti di quello che abbiamo dimostrato durante i 60 minuti. Naturalmente c'è molto da lavorare, però era importante vincere, l'abbiamo fatto, anche perché è un risultato che sicuramente rimane in bacheca questo. Si è ridotto forse il gap tra voi e Salerno rispetto all'anno scorso? Sicuramente Salerno oggi ci ha dato del filo da torcere, si è dimostrata una squadra compatta, completa, anche loro sono alla prima partita ufficiale, quindi anche loro sicuramente erano in fase di rodaggio, anche perché hanno cambiato l'allenatore, alcune giocatrici. Non mi va di stilare dei bilanci, diciamo, subito all'inizio, perché ripeto, è la prima partita ufficiale per tutti. Sicuramente noi e il Salerno dovremo sudare per cercare di spuntarla, o comunque per raggiungere un obiettivo importante, però ci sono molte altre squadre che sicuramente si sono attrezzate per fare bene. Vince Conversano, a Salerno il merito di esserci stata per tutta la partita, è una sfida che con ogni probabilità si ripeterà ancora durante tutto l'anno, perché siete le due squadre sicuramente favorite e questa Supercoppa lo ha dimostrato. Sì, sicuramente è stata una bella gara dal punto di vista dell'agonismo, e entrambe le squadre volevano conquistare questa coppa, l'hanno voluta con tutte le loro forze. Ovviamente il merito va al Conversano, che è riuscito a portarla a casa. Ci sono stati un po' di errori, forse di troppo per quanto ci riguarda, ma sicuramente è una squadra nuova, è una squadra che ha ritrovato quell'entusiasmo che magari era mancato nella scorsa stagione, quindi si può lavorare, si può migliorare tanto, e ci sono ampi margini davvero per avere un bel risultato quest'anno. Entrando nel merito della partita, un paio di break che hanno portato Conversano sul più 5 forse sono stati quelli che vanno messo in maggiore difficoltà. Ecco, cosa secondo te ha sbagliato maggiormente Salerno? Ma se, sicuramente il break è difficile da recuperare, soprattutto fuori casa, comunque in un palazzetto gremito di un pubblico davvero straordinario, quindi comunque era difficile, e ce l'abbiamo messa tutta, siamo state sotto, però non riuscivamo mai a riagguantare il pareggio, e alla fine qualche azione che è andata a favore del Conversano ha deciso la partita, ed è andata così.